Today I want to exploit this gift. It's a noble letter from Yves Saint Laurent. I've received from them to speak about which are my criteria to choose a perfume. Going further, I like thing or I don't like thing. What I focus on if it's I'm buying a designer brand perfume or an artistic or niche, as you prefer to. If I'm buying a designer brand perfumes, like in this case, for example, I have to understand, I have to point on the fact that I'm buying also the marketing campaign, the packaging design, the study, the designers, all the vials from the stores, all the window display. These are important because I have to be prepared to not to have such a qualitative composition. Not only in terms of creativity, because of course being a global brand cannot be very creative, because of course if you are more creative you may be liked by a small quantity of persons, and so you can lose profits on what you're putting on market. If on the contrary I buy an artistic brand, of course I can have something, I expect to have something more creative, I expect to have something that is not global, so they don't have all the marketing things I've said before, but it's not always true. If you think about what's happening now with Frederic Malle and the Penaligons, bought by Estée Lauder, the big brand, the global brand of cosmetics, it's very useful to, before buying a perfume, to go deep and understand what's behind a brand and a product. The second thing that I consider is the nose perfumer. Of course, maybe you are not so into nose perfumers, but now today we have internet, and by the internet you can find a list of all the composition that a specific perfumer may have done. This was composed by Julie Massé. Julie Massé, if you find on the internet, she's not very old. In her CV there are not so many great success, maybe only perfume from the Armani collection, private collection. What is you can understand is also that she had a good master, which was Pierre Bourdon, and Pierre Bourdon was the creator of David of Coolwater, of Kuros from Yves Saint Laurent, of Christian Dior Dolce Vita, six success. Why is important? Because of course if you're buying a perfume that was signed by such a successful nose, you are prepared to pay more. If it's not the case, of course, again, you are paying for a name, a label. The third thing is the raw material thing. I mean, of course we are not so into raw materials that by smelling we can understand, okay, this is a natural or this is an aroma chemical. Maybe sometimes you can have the feeling, this is very chemical, this cannot be so chemical, but of course we cannot be sure. But by using the internet, again, you can understand, for example, that leather accord, which is in this perfume, is noble leather, the main accord in this perfume. You may think about being very, very expensive because it's leather, because maybe it comes from Russia, or because it's related to an animal which is now, the species now is dead, and so it, you cannot find it anymore. It can be very expensive. Of course, our mind starts to justify costs so easily and so quickly, especially if you like, for example, the composition. But it's not true. The leather accord is something cheap, and it's something which is synthetic, completely synthetic. So, luckily for the animals, of course. So now you can have a point more to understand that you are not paying. The price of this perfume is not justified by the main accord, which of course the main accord is the accord which has a
higher quantity in the composition. This it's on market on 180 euros for an 80 ml eau de parfum. This takes us back to the use of a good nose perfume. If it's not the case, of course, again, you are paying for a name, a label. All these things I've said are not to to say, okay, don't buy this, okay, if it's a designer brand is not good, okay, if the nose is not so successful, it's not good. Of course, you are free to buy whatever you want. Of course, we are speaking about something very emotional, like choosing a perfume. So it's good, of course, to follow your nose. This is the first thing. But also, I think that nowadays we have to be aware of by exploiting the internet, which is so useful, of what we're buying, and after being aware we can buy whatever you want. And I do this every day. I have in my collection so many perfumes that are maybe so cheap, but I love them so much. I hope that this video popped up to your mind a lot of things. Let's share and let's speak about maybe the perfumes that you've used. You can search on the internet and find, for example, the noses. Try to find if they have natural raw materials or not. Try to find information. Maybe it can be useful to understand if you're bought something interesting also for all these things that I've said or not. Buonasera a tutti, ho deciso di sfruttare un regalo che mi è stato fatto, Noble Leather di Saint Laurent della collezione privata, Oriental Collection, per parlarvi di una tematica che credo possa essere interessante. Cioè, oltre al quello che può essere il mi piace e non mi piace, quali possono essere le modalità per scegliere un profumo e quindi anche capire fondamentalmente che cosa si sta pagando? Vi dico quelli che sono i miei criteri. Criterio numero uno: il marchio. Se stiamo acquistando un qualcosa legato a un designer brand, ovviamente staremo pagando sicuramente la campagna di comunicazione, quindi tutte le affissioni, la televisione, tutto quello che ci disturba normalmente, magari a Natale, in momenti come quelli. Le fialette, lo studio del packaging, tutto quindi diciamo il marketing, tutto ciò che, come dire, abbassa quanto può essere poi il budget dedicato a quello che interessa a noi, cioè la qualità del liquido o la creatività del liquido che noi dobbiamo indossare. Questo succede in minor parte se parliamo di un marchio di nicchia o diciamo di un marchio artistico in cui magari non c'è una multinazionale, che ultimamente poi abbiamo visto che anche marchi come Frederick Malle piuttosto che Penaligon's sono stati acquistati da Estée Lauder, il marchio di cosmetica, Serge Lutens con Shiseido. Quindi, non essendoci una multinazionale, non dovrebbero esserci determinate modalità che sono più tipiche appunto da un prodotto commerciale che nasce con uno scopo commerciale e non artistico. Artistico quindi di solito si presuppone che sia un qualcosa che non segue regole se non la volontà dell'artista, cioè il profumiere che ha voluto crearlo quel giorno. Anche tra i marchi artistici e i marchi di nicchia appunto ci sono quelle nascosti che sono un pochino più commerciali, bisogna sempre utilizzare internet e stare a quart per riuscire a capire che cosa effettivamente sta comprando, non per altro perché vi deve interessare appunto la qualità del liquido. Non a tutti, ovviamente io vi sto dando solamente dei consigli, cioè poi vedremo che anche comprarsi un Yves Saint Laurent non è una cosa negativa, c'è chi si vuole comprare il marchio e quindi vuole spendere per quanto riguarda il marchio. Il secondo punto: il naso profumiere. In questo caso parliamo di Julie Masset,
Julie Massé, io non la conoscevo, vi dico la verità, se andate a vedere, non ha un curriculum incredibilmente fitto di creazioni. L'unica creazione, diciamo, che conoscevo era un profumo della collezione privata di Armani. Lei ha studiato, questo forse è il dato più rilevante, con Pierre Bourdon. Pierre Bourdon, lo ricordiamo, niente poco di meno che fragranze come David of Cool Water, uno dei primi, se non il primo, a utilizzare la nota marina, comunque una fragranza di gran successo, Dolce Vita di Christian Dior, Kuros di Yves Saint Laurent. Quindi, come dire, sempre, magari anche per questo hanno scelto la nostra Julie Massé, che invece appunto ha fatto poco rispetto sicuramente a Pierre Bourdon. Questo ve lo dico perché ovviamente il naso costa, se una persona vanta super successo costerà tanto, se una persona ancora non deve avere successo costerà un pochino meno. In questo caso Julie Massé lavora per Mann, ha lavorato per 3 anni con Pierre Bourdon, che è stato un po' il suo mentore, però ancora non ha fatto successi incredibili alla stregua di Pierre Bourdon. Quindi sempre parlando ovviamente di quanto può incidere sul costo di una fragranza. Terzo punto, le materie prime. Questa fragranza dichiara, intanto si chiama Noble Leather, scusate le ditate, si chiama Noble Leather di Yves Saint Laurent, quindi quale sarà l'accordo principale di questa fragranza? Il cuoio, è scritto qua, non ho dovuto cercarlo. Il cuoio, ecco, no, che è la l'architettura dominante, quindi quello che è contenuto sicuramente in maggior quantità, quello che è il senso di questa fragranza, dovrebbe essere quindi la cosa che costa di più. In realtà, vi dico, il cuoio è una nota completamente sintetica, quindi non vi aspettate se lo vado a prendere in Russia, se vado a scuoiare l'animale in estinzione, se è scamosciatino oppure no. No, non è assolutamente così. Il cuoio è un accordo completamente sintetico. Sapete, le materie prime sintetiche sono molto interessanti, non sono da deprecare. L'unica cosa sicuramente di macro differenza con quelle naturali è che sono poco costose, invece quelle naturali costano molto di più. Quindi qua si ritorna al punto del naso profumiere: quando si utilizzano materie prime sintetiche, quindi associazioni di materie prime sintetiche, sicuramente è molto importante che ci sia un bravo profumiere alle spalle che riesca a maneggiare queste note olfattive, che possono essere tanto banali se non associate da qualcuno con maestria. Questo profumo fa parte di un marchio di legato designer, quindi sì, sicuramente ci sarà dentro più sintesi, ce lo aspettiamo, lo possiamo vedere appunto anche da qua. È una collezione privata, dalla collezione privata in teoria noi, visto che questo prodotto costa 180 euro, ci aspettiamo che sia più qualitativa, quindi che appunto ci sia un naso profumiere più bravo. In realtà si parla di qualcuno di emergente, o comunque che ci sia un valore aggiunto, visto che stiamo pagando 180 euro rispetto magari a un 100 euro che può, per un 80 ml, non 100, rispetto a un 100 euro che può costare magari un profumo dello stesso marchio di collezione più commerciale. Perché vi ho detto questo? Solamente per aiutarvi ad avere dei parametri quando scegliete, oltre al mi piace e non mi piace, parametri che vi possono aiutare oppure no, ve ne potete ampiamente fregare, come a volte faccio io, anche se so che mi sto comprando una cosa che magari è completamente sintetica, fatta da un naso di un cane, marchio super commerciale, però lo compro lo stesso. È il bello del mondo dei profumi, quindi compriamoci sempre i profumi come ci pare, però abbiamo in mente dei criteri quando magari siamo pronti a pagare un'acqua di colonia, che è la minor concentrazione di olio essenziale, tutto il resto, la maggior parte è acqua nella soluzione e alcol, che costano poco e niente, magari la stiamo per pagare 200 euro un'acqua di colonia, appunto l'olio essenziale, la parte che costa, se ne ha pochissimo dentro, ovviamente magari ha dentro cose anche sintetiche, ovviamente non stiamo pagando poi quello che ci mettiamo addosso, ma è il packaging, magari la famiglia che sta dietro a questo prodotto, eccetera eccetera. L'importante è saperlo. Io vi consiglio comunque, giusto per togliervi uno sfizio, di prendere i profumi che avete acquistato e cercare un po' su internet, andare a vedere chi è il naso profumiere, quali successi ha avuto, se ce li ha avuti oppure no. Provate così a vedere e se volete condividete quelle che sono le vostre fragranze, così ne parliamo. Ciao!